Good morning, kids, and welcome back to another English class. This is the third week we have been doing these classes. Questa è la terza settimana che ci facciamo lezioni online. Spero che stia andando tutto bene. E come sempre, se c'è qualcosa che non va, potete scrivermi e dirmi tutto quello che non funziona, che sistemiamo subito. Ok, let's start by correcting the exercises for today, ok? Quindi per prima cosa prendete gli esercizi che avete fatto per oggi, qualcuno è riuscito a mandarmeli, qualcuno no, però non c'è problema, ve li correggete adesso insieme a me. The first exercise was a reading comprehension, ok? Quindi il primo esercizio era una reading. Ci correggiamo l'esercizio 1 principalmente, l'esercizio 2 erano delle frasi che dovevate scrivere sulla vostra camera, quindi usando there is, there are, there isn't, there aren't, and have, il verbo have got, per dire I have got this, I have got that, etc. Questo però lo commentiamo fra poco. Intanto facciamo l'esercizio 1, ok? This exercise was worth 10 points? No, 9 points. Scusate, avevo sbagliato io. 9 points, 9 punti, ok? Come sempre correggete con una perna di un altro colore, con un colore diverso, eccetera. Ok, Jake is the USA. Allora, qui abbiamo la nostra reading. Hi, I'm 13 years old and I'm from San Francisco in the USA. Quindi qui dovevamo scrivere from the USA. Poi, he, qui dice, I have got a new camera. Quindi he has got a camera. His uncles are very good. Let's see. My photos are okay, but my uncle's an expert. There are some of his photos in a big competition online. My favorite thing is my skateboard, and there's a skate park near my house. It's my favorite place. Quindi, qui dovevamo scrivere got. Ah, no, scusa. His uncle's photos. Scusate, sono ancora un po' addormentata stamattina. His uncle's photos are very good. And number four, Jake's. Is his favorite thing, e qui metterei skateboard. Allora, in questa reading avevate anche, ad esempio in questo esercizio, il genitivo sassone, ok? Quindi le foto di suo zio, lo skateboard di Jake, lo vedremo andando avanti in questa unit, non vi spaventate, niente di particolare, ok? Questo non è un verbo essere, questo è il genitivo sassone, le foto di suo zio, lo skateboard di Jake, ma poi lo vedremo. No panic. Let's go on to Maria. Hello, I'm 14 years old and I'm Dutch. I'm mad about music and my favorite songs are on my phone. I'm also mad about sports and I'm in our school football team. Our team colors are red and white. I've got a red and white bracelet for our matches. My favorite school subject is PE, of course. Our teacher is from Scotland. His name is Mr. Lloyd. He's also the football coach. Ok, so una cosa che vi volevo dire è mad about, ce l'avevate anche nel glossary, vuol dire sono pazza di. Sono pazza del mio telefono, sono pazza di musica, quindi mi piace tantissimo, mi piacciono gli sport, eccetera. Qui. Maria is from the, vi ricordate Dutch? Che nazionalità è? A quale paese corrisponde? The Netherlands. She's mad about music and sports. She's got a bracelet. Yeah, I've got a red and white bracelet for our matches. She's got a red and... Anzi no, a bracelet qui andava bene, perché qui c'era in her team's colors. Se mettevate red and white bracelet andava bene lo stesso. And let's read the last one, Alicia. I'm 13 years old and I'm from Dublin in Ireland. In my family we're crazy about music. My instrument is the violin. My sister's got a guitar and she's in a band. Mom and dad's piano is brilliant. It's got headphones. Mom's the music teacher at our school and dad's a piano teacher. So Alicia is 13 years old. Questo sì che è un verbo essere, be careful. And she's... Io qui metterei una nazionalità.
Where is she from? She's from Dublin, Ireland. Quindi, what's her nationality? Irish. Her parents are teachers. I suoi genitori sono degli insegnanti. Ok? Be careful. Se volessimo fare un lavoro fatto bene in questo esercizio qui che abbiamo appena fatto, prenderemo due evidenziatori di due colori diversi per evidenziarci quali sono i verbi essere e i verbi avere. Lasciate stare la 3 e la 4 perché abbiamo già detto che questo apostrofo S vi potrebbe confondere, non è nel verbo avere né nel verbo essere, è il genitivo sassone, quindi saltate un attimo questi due. Però riusciamo a individuare nelle frasi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i verbi essere, i verbi avere? Let's try. Jake is from the USA. Io qui evidenzierei di colore rosa is ed è il verbo essere. Qui metterei has got, ma non lo farei di rosa. Has got lo farei di azzurro perché è il verbo avere, alright? Maria is from the Netherlands. Questo di che colore lo evidenzia secondo voi? Di fucsia, perché è il verbo be. She's mad about music and sports. Qui c'è questo verbo qua che è contratto e di che colore lo evidenzia secondo voi? Lei è pazza per la musica e gli sport. Viola perché è il verbo be. She's got, attenzione perché qui compare il got, che è un grande indicatore di che cosa? Del verbo avere. Alicia's 13, sappiamo che in inglese noi l'età la indichiamo con il verbo essere. And she's Irish, così come la nazionalità è irlandese. Her parents are teachers. Quindi se volevamo fare un lavorino fatto bene, abbiamo evidenziato i verbi essere, i verbi avere con due colori diversi, ok? So, about the writing, obviously I can't see all of them, ovviamente non le riesco a vedere tutte le vostre writing, però l'importante in questo esercizio qui è che quando avete usato there are, adesso faccio una cosa, quando avete usato there are, l'avete usato sempre con sostantivi plurali. Quando avete usato there is, l'avete usato sempre con sostantivi singolari. Poi cos'altro vi posso dire? There is anche solo con sostantivi singolari. There are, scusate, l'ho già detto. Ragazzi, stamattina dormiamo proprio. Ok, very well done. Ah, well, that's all I had to say. Tutto quello che dovevo dire era questa cosa qui. Mi raccomando, be careful with singolari e plurali. Ok, be careful with your singular or your plural nouns. Ok, be careful. Right, enough with this, basta, correggiamo un attimo questa invece, quindi prendiamo questa fotocopia di have got e la correggiamo insieme, vediamo. Read the sentences and underline the correct one, ok? Io evidenzierò la frase corretta, ok? Vediamo tutti, sì, learn English. Number one, I have got a sister, I got a sister, I have to got a sister. La corretta era la A, ok? Scusate. La corretta era questa, I have got a sister, niente di tutto ciò, I got, ne manca un pezzo, I have to got, non si dice, I have got a sister. Number two, they've have a swimming pool, they've got a swimming pool, they've got a swimming pool. Qui la corretta era la B. They've got a swimming pool. Perché? Perché they've have, c'è due volte il verbo have, non serve e manca il got. They've got non va bene perché questo apostrofo S vale solo per la terza singolare. Ok? Number three. He hasn't has a cat. He's hasn't a cat. He hasn't got a cat. La corretta è la C.
Perché he hasn't, has, assolutamente no, his hasn't, assolutamente no, serve, he hasn't got. Ok, number four, has you got a hamster? Have you got a hamster? You have got a hamster? Qui la corretta era la B perché è una forma interrogativa, la vedremo poi, però anche arrivandoci un po' a sentimento, sapete che nella forma interrogativa, come abbiamo visto per il verbo be, esiste l'inversione verbo-soggetto, quindi non può avere la stessa struttura di una frase affermativa come la C e non può esserci has perché c'è you, ok? Number 5, we haven't got a car, we've haven't got a car, we've got not a car. Qui era la A, oggi vedremo la forma negativa, però questa era la risposta corretta. Find the mistake, underline it and write the correct sentence. Allora, vediamo se riesco a scriverci sopra, non voglio la firma di nessuno. Ecco, So, find the mistake. Jack have got brown hair. Qui non va bene per il semplice fatto che Jack è terza persona singolare, quindi sarà Jack has got brown hair. Questo sì. Poi, I've have three sisters, anche qui troppa roba. I have got, oppure se volevate farla contratta anche I've got three sisters. Così. He has got a new computer. Questa è sbagliata perché, come vedremo nella forma interrogativa, va fatta l'inversione. Quindi has he got a new computer. Questa se l'avete sbagliata non c'è problema perché ancora non abbiamo fatto. They're got a baby brother? No, assolutamente, perché they're vuol dire they are, essi sono, qui non c'entra niente il verbo essere. Al massimo, they've got a baby brother. Right? And the last one, has you got any sweets? Have you got any sweets? Ok, questo era quanto. Alright, so 10 points for both exercises, 5 for this and 5 for this, ok? Right, oggi parliamo della forma negativa del verbo have got. Quindi ci prendiamo il nostro foglio dell'altra volta dove abbiamo fatto gli appunti della forma affermativa. E vediamo un attimo come svolgere questi, come si forma la forma negativa di have got. Quindi possiamo andare lì sotto. Se non avete più spazio, potete prendere un nuovo foglio da mettere sempre in grammar, ok? Allora, a titolo informativo, poi la vedremo anche sul libro, però prima ci facciamo i nostri appunti soliti. Quindi scriveremo come titolo have got forma negativa. Ok? Right, let's start as usual from our example. Iniziamo sempre dai nostri esempi. Allora, la forma negativa di have got si forma aggiungendo not a quel have got della forma affermativa. Quindi I have not got a pen. Ci scriviamo subito anche la forma contratta perché è quella che si usa di più. Diventa I haven't got a pen. You have not got a dog. Che diventa you haven't got a dog. Luke has not got a new phone, che diventa Luke hasn't got a new phone. Mary has not got three pencils, ok, lo usiamo anche al plurale. Mary hasn't got three pencils. My dog has not got a bone, che vuol dire un osso, bone. Quindi my dog hasn't got bone.
Mettiamo anche degli altri pronomi, degli altri soggetti invece di mettere sempre i pronomi personali puliti, tipo Sally and I have not got a, I don't know, have not got a cousin. Non abbiamo un cugino. Sally and I haven't got a cousin. Poi, you and your, I don't know, you and your friends have not got, mettiamo have not got, bikes, non avete delle biciclette, you and your friends. Ragazzi, stamattina non riesco neanche a scrivere. You and your friends haven't got bikes. Scusate, allargo i margini, così ci stiamo. And last but not least, they have not got a new. I don't know. They have not got a new computer. They haven't got a new computer, ok? Quindi questa è la vostra forma negativa, ok? Di have got. Bene, vedrete che anche in questo caso non c'è niente di particolare perché tutte le forme sono quasi tutte uguali, tranne, avrete notato, adesso io vi faccio tutte le evidenziazioni del caso, haven't got, haven't got. E haven't got. La forma che si comporta in maniera diversa rispetto alle altre è sempre solo la terza persona che diventa hasn't got, perché già alla forma affermativa era diversa rispetto alle altre, ok? So this is the only one that's different, è l'unica che è diversa, ok? Quindi queste qua, ad esempio, le potete, la forma estesa, diciamo, la potete evidenziare di rosso. O sottolineare, evidenziate solo quelle contratte che ho evidenziato anche io, perché queste in realtà non si usano quasi mai, era solo per farvi vedere cosa succede, ok? Quindi questo lo mettiamo di rosso, has not got, la metto di un altro colore perché si comporta diversamente, la faccio verde o blu, verde, 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 però un verde più bello. Questo è quanto, mi raccomando, tenete sempre presente solo la forma, quasi sempre presente, a meno che non esplicitamente richiesto dall'esercizio, solo la forma contratta, ok? Perché è quella che si usa sempre. Come nota bene sotto, quindi scriviamo un bel attenzione, ok, scriviamo un bel attenzione. Di sotto e ci scriviamo la forma negativa del verbo have got si forma aggiungendo not. Dove lo aggiungiamo not? Lo aggiungiamo tra have o has e got. Ok? Quindi non è dopo il got che si aggiunge il not, giusto? Che fa anche rima. Have not got. Ok, quindi si mette lì nel mezzo. Comunque, che cosa va a creare? Anzi, lo scriviamo per esteso. Trasformando il verbo avere, mettiamo tra virgolette, in haven't got oppure hasn't got. Punto. Non ho nient'altro da dire sulla forma negativa, ok? Questi sono gli appunti sulla forma negativa. Se siete rimasti un po' indietro rispetto a me, potete fermare la schermata adesso e finire di copiare. Ricordatevi che questa è la forma negativa del verbo have got, che le uniche differenze che si trovano sono solo alla terza persona, come per la forma affermativa, perché tutte le altre persone sono uguali.
Se noi andiamo a vedere nel nostro libro, allora abbiamo sia una tabella del verbo have got negativo alla pagina 63, ma se andiamo sulla nostra grammatica, che non è questa, I'm sorry, stamattina il libro non collabora neanche con la mia stanchezza. Have got, abbiamo già visto la forma affermativa, abbiamo già visto quando si usa e che significa avere. E qui in fondo a pagina 160 trovate anche la forma negativa, quindi per la prossima volta potete aggiungere un tassellino studiando anche il punto B di pagina 160. Non so esattamente da quanto tempo io stia parlando, però vorrei anche fare l'esercizio 5 insieme a voi. Riscrivi le frasi usando la forma negativa contratta di have got. Vorrei fare solo questo insieme, pagina 63, esercizio 5. Lo potete fare su un foglio da mettere in exercises, io lo faccio qui sotto, ma non vi faccio vedere niente sopra, state tranquilli. Voi avete, diminuiamo questo schermo, sì, avete la vostra tabella sia sul quaderno, quindi ve la potete tenere sotto, che qui sopra l'esercizio 5. Mi faccio l'esercizio 5 un attimo da sola, insieme a voi, però ognuno lo fa un po' per sé e riflette. Riscrivi le frasi usando la forma negativa contratta di have got, quindi qui vi viene richiesto. Allora, l'esempio è I've got a games console and the negative form would be I haven't got a games console, ok? Number one, Tom's got a brother. Secondo voi come diventa Tom? Hasn't got a brother. Ok, terza persona, Tom. Number two, our flat's got two bathrooms. Oh, qui è importante che ci soffermiamo per capire un attimo quali sono i soggetti. Qui era Tom. Our flat lo possiamo anche, questo non c'entra niente, our flat lo possiamo anche sostituire con il pronome personale it. Però rimaniamo su our flat hasn't got two bathrooms. Number three, they've got a new art teacher. They è il nostro soggetto, verbo avere negativo, haven't got a new art teacher. Number four, Tina's got my calculator. Tina è il nostro soggetto, quindi Tina. Verbo avere negativo, hasn't got my calculator. And number five, you've got PE at school today. Il nostro soggetto sempre you. Haven't got PE at school today. E questo era il nostro esercizio 5, ok? Quindi oggi ci siamo visti la nostra forma negativa del verbo have got. E basta, mi fermo qui con la spiegazione, i compiti ve li scrivo sul registro, però vi farei fare l'esercizio 6 di pagina 63 e poi andrei a vedere sul workbook che cos'era rimasto da fare nella pagina che già avevamo iniziato insieme, su cui non me lo carica, no, scusate, andavo a vedere sul workbook che cosa c'era rimasto da fare qua. Ok, this page, pagina 163, vi darei esercizi 4, 5 e 6, ok? Vi scrivo tutto sul registro. Thank you very much for listening. I'm sorry it's been a quite long lesson. Scusate, è un po' lunga sta lezione, però thank you very much and I will speak to you tomorrow. Bye bye.